Ed ora siamo in compagnia di Carsi. Tutto Buonasera ragazzi, io sono Carsi, tutto a posto? a posto, tu? Tutto bene, dai, finalmente siamo riusciti a sentirci telefonicamente. Già. Ti va un po' di raccontarti te come ti sei avvicinato al mondo della musica dance? Penso di essere avvicinato più o meno come tutti i ragazzi sono avvicinati. Ne era 2009, andavo in prima media, ai tempi ascoltavo tanta musica elettronica ed ero il primo ad ascoltare musica elettronica ai tempi, no? Quindi ho cominciato per scherzo a fare appunto musica elettronica tramite Virtual DJ, eccetera, proprio una roba tranquilla. E siamo arrivati appunto dove siamo arrivati oggi, abbiamo fatto nulla. Di che? Ci ha fatto qualche produzione con Carsi, anche se ho avuto anche altri progetti, però si sta togliendo un po' di soddisfazioni. Partendo appunto sempre da autodidatta, sono riuscito sempre a fare più cose. Beh, hai anche firmato dei remix importanti ufficiali. Ah, assolutamente, sono riuscito a chiedere dei remix importanti per Chainsmokers come per Ultra Music, tutto l'anno scorso, con il comitato dell'uscita della traccia eBay, che è stata la traccia arrivata meglio di tutte in Italia, ha fatto 1.500.000 streams, quasi 1 milione di visualizzazioni sul video. Devo dire che è andata molto molto bene rispetto alle aspettative. E invece da poco in radio è Only One. Sì, speriamo cominci a girare anche da voi. Spesso e volentieri un po' in tutte le radio italiane, è quello che si spera. Diciamo che non l'ho prodotto per farla girare in radio, è un disco che mi è tanto a cuore, quindi spero si abbia la possibilità di avere un riscontro pari a quello che è stato eBay, appunto. Che dove si può trovare anche. Vabbè, sicuramente su Spotify, YouTube, ovunque, anche su SoundCloud. Diciamo che ora c'è più la priorità, visto come sta andando il mercato, di spingere il disco su Spotify, che sta andando all'interno. Totalmente quello che ha SoundCloud per noi produttori emergenti è tutto il traffico si è praticamente spostato là. Bene, meglio o peggio, dipende. È molto più difficile fare la musica ora. E per le tue informazioni basta seguirti per esempio su Facebook. Sì, su Carfi o su Instagram, ormai Instagram sta andando addirittura meglio Facebook, quindi c'è anche Instagram. E allora in conclusione, ti va di farti un lancio radiofonico del tuo brano, così te lo ascoltiamo? Ok, va bene. Allora, questo è Oliwan di Carsi. Buon ascolto, spero vi sia.